Secondo i dati si registra una piccola crescita anche sul nostro territorio, si parla ancora di imprese che hanno necessità di sostegno, oggi c'è un incontro dove si parla anche con degli esponenti delle banche del nostro territorio. In questo senso, guardando il quadro che si sta facendo in Abruzzo e anche guardando quelli che sono ovviamente i canali più importanti, qual è la situazione? Situazione come sempre a tinte chiaroscuro. Vi sono imprese che vanno bene, che hanno internazionalizzato il prodotto, hanno conquistato mercati esteri e qui il supporto delle banche diventa fondamentale per una serie di argomenti di tipo tecnico legati a prodotti finanziari specifici. Quindi oggi siamo qui in un convegno organizzato dalla Banca dell'Adriatico e quindi sentiamo anche le proposte della banca. La notizia è la disposizione di 300 milioni di euro per le imprese e la notizia è soprattutto che quello che era lamentato era la difficoltà di accesso al credito. Questo è un intervento che cambierà le sorti delle imprese? Assolutamente sì. Il target sono le 110.000 imprese presenti in questa regione, quindi non c'è un limite dimensionale, non c'è un limite al settore. L'unico requisito che chiediamo è che siano aziende che hanno voglia di investire, di crescere, di agganciare la ripresa dell'economia. Quello che ci si chiede è quale sia la fotografia dell'impresa abruzzese, soprattutto quando si parla di piccola ripresa, quali siano i comparti che la stanno trainando? Dopo gli anni difficili iniziati nel 2009 che avevano comportato un calo importante delle esportazioni sui mercati esteri, dal 2014 abbiamo iniziato a vedere dei segnali di recupero anche per le esportazioni dell'Abruzzo. Nel 2015 questi segnali di recupero si sono consolidati e nei primi 9 mesi dell'anno le esportazioni abruzzesi sono aumentate del 3-6% in termini tendenziali e i settori trainanti sono stati settori a medio-alta tecnologia come l'automotive, come anche la farmaceutica che hanno registrato aumenti importanti dell'export, ma anche settori tradizionali, in particolare il settore agroalimentare,